perché ci morì la moglie, mi telefonava un giorno sì e un giorno no. Per cui io delle volte mi staccavo a parlare con lui e gli passavo mia moglie che lo consolava perché piangeva per telefono perché aveva perduto la moglie che era morta. E per Senta. dire, c'era questo rapporto, si confidava. Ogni cosa che gli accadeva me la veniva a dire. Le risulta che quello che disse Paolilli è la verità, nel senso che Aiello portava fuori le notizie? Ma quale notizia poteva portare fuori un agnello? Mi risponda alla domanda. No, dico, non poteva portare le sue, che notizie? Forse lo Quindi la pensava risposta è no. Paolilli, perché bisogna considerare pure la personalità e il grado di cultura di questi ragazzi, sia di Paolilli sia di Aiello, Dottore Contrada, io glielo che chiedo, parlo da tu mi Bavera. senta, io glielo chiedo perché a pagina 3 di No, ma questa io devo dirle queste intercettazione, mi cose. stia a sentire un attimo. Lei dice comunque l'importante è che tu abbia detto le cose come stanno ai magistrati e poi aggiunge, hai detto la verità, le cose gliele hai dette. Quindi sembra che lei approvi quello che ha detto in qualche modo, cioè nel senso ha detto in fondo gli hai detto la verità. Io, quando si è parlato dei magistrati, che ha parlato con i magistrati, ho detto hai fatto bene a parlare con i magistrati. Come gli disse allora, hai fatto bene a parlare col capo della squadra mobile, con chi, a chi gli doveva dire le cose se non a questi? A chi gli doveva dire? Al suo capo, che della polizia, non lo so, o ai magistrati che si occupavano delle indagini. Gli disse che aveva fatto male a parlare col giornalista, questo sì. Perché mi sono ricordato poi che a Bonino l'avevo trattato male. Dottore Contrada, lei conosce un certo Francesco Belcamino? Sì. Di chi è, se ce lo può dire? Era un sottufficiale della squadra mobile. Era una persona che aveva lavorato insieme al Paolilli? Era una coppia, no, non dico permanente, ma spesso facevano operazioni di polizia insieme. Era molto bravo e mi pare che per un periodo di tempo, prima di diventare sottufficiale, prima di fare il corso di sottufficiale, mi sembra di ricordare, non sono molto sicuro però, aveva fatto la scorta pure al dottore Falcone. Belcamino calabrese, Belcamino, era un ottimo elemento, molto bravo. Quindi diciamo, lei li mette sullo stesso piano, Belcamino e Paolilli, se ho capito bene, cioè delle persone che lei stimava. Erano dei buoni poliziotti, dei buoni elementi. Hanno avuto premi, gratifiche, questo è il mio ricordo. Sia Guido Paolilli, che mi pare Francesco si chiama Belcamino, Francesco Belcamino. Ma poi l'ho perso di vista Belcamino. Io le Non faccio, l'ho più sentito. dottore, mi ascolti, io le faccio questa domanda perché noi abbiamo un'altra intercettazione qua alle 17:17 del 9 febbraio del 2018 tra Belcamino e San Marco Francesco Paolo, che dovrebbe essere un altro soggetto. E chi, come si chiama Che quest'altro? l'altro soggetto si chiama San Marco. Il Belcamino riferisce di cose che riguardano Aiello, arrivato a un certo punto dice: Vincenzo, devi sapere che Paolilli l'ha arruolato al figlio, l'ha raccomandato tramite Bruno Contrada e tu accusi Paolilli, ti ha dato il culo incomprensibile a tuo figlio. È come se parlasse, diciamo così, con il padre di Agostino. Questo glielo chiedo perché lei poco fa ha detto che lei di Agostino non aveva mai sentito parlare. Qua una persona che lei stima dice
dice che lei l'ha arruolato e l'ha raccomandato, cioè è stato raccomandato a lei per entrare in polizia. Non ho capito a chi ho arruolato. Agostino la sarebbe stato arruolato tramite lei su raccomandazione di Paolilli. Ma io non ho sentito, ho saputo che esisteva un agente di polizia a nome di Antonino Agostino dopo il 5 agosto del 1989. Non mi sono mai occupato di raccomandare, eccetera, Agostino per arruolare. Non so neppure quanto è stato arruolato. Quindi è una balla che si è inventato Belcamino, evidentemente. Senta, lei aveva tra le fotografie che conservava, diciamo, la prima fotografia che era nel suo album, che abbiamo trovato quando abbiamo fatto la perquisizione qualche anno fa, c'era una foto di Paolilli, lei e Belcamino. Sì. Questa fotografia mi è stata mandata, incorniciata, è una fotografia 18x24, grande, è una fotografia grande, mi è stata mandata, incorniciata, da Pescara, da Paolilli, perché non l'avevo io, mi è stata mandata... con una lettera e un pacchetto a ricordo dei tempi passati e una cosa del genere. E io non sapevo neppure che esistesse. Allora, le fotografie di quelle che si facevano alla squadra mobile, alla Criminal Police, in occasione di cerimonie, di manifestazioni, sono fotografie fatte dal gabinetto regionale di polizia scientifica. Centinaia di fotografie, avevo tre album. Era nella prima pagina perché l'avevo tolto da questa cordicetta perché non sapevo dove metterla. Ho preso la fotografia, l'ho messa nell'album, credo, della Criminal Police, perché ce l'avevo, squadra mobile, Criminal Police, eccetera. Che mi sono state provvisoriamente sequestrate in seguito al decreto di perquisizione della Procura Generale per le indagini a Agostino e restituite dopo una settimana. Senta, Paolilli le disse mai per quale motivo venne indagato dalla Procura di Palermo nel 2008 relativamente alla sparizione di alcuni documenti dal processo proprio per l'omicidio Agostino Castellucci? Mai mi ha parlato di questo. Quindi non, in tutte queste discussioni che avete avuto non avete mai parlato di questa cosa qua, diciamo? Non solo, ma noi non abbiamo quasi più parlato di questa storia dell'omicidio. L'ultima telefonata che ho ricevuto da lui alcuni mesi fa, l'ultima telefonata, che era una telefonata molto, era, si dimostrava molto agitato, molto sconvolto, che il padre gli aveva fatto un'azione civile di risarcimento danni, una cosa del genere. E dice, dopo tanti anni di amicizia che ero col padre, mi fa un'azione vuole 50.000 euro da me, una cosa del genere. Il padre, lei intende il padre di Nino Agostino? Il padre di Nino Agostino. E le disse che l'aveva anche vinta questa causa? No, disse che li voleva 50.000 euro. Va bene. Senta, dottore Contrato, io ho l'ultima domanda da farle, perché poi per il resto le sue dichiarazioni sono state acquisite agli atti. Volevo sapere se lei conosceva e che rapporti aveva con Arnaldo La Barbera, che ha citato lei proprio poco fa facendo alcune dichiarazioni. Io Arnaldo La Barbera l'ho conosciuto quando è venuto a Palermo, perché lui aveva fatto servizio sempre in Alta Italia e io sempre invece da Roma in giù, principalmente in Sicilia. Lui è stato quasi sempre nel Veneto ed è venuto per reggere la squadra mobile dopo l'uccisione del dottore Giorgio Boris Seguria.
ma non abbiamo mai avuto rapporti stretti, né rapporti istituzionali per lavoro. Non abbiamo mai svolto un lavoro in collaborazione e né un rapporto di amicizia personale. In tutti gli anni che di sua permanenza a Palermo e di mia contemporanea permanenza a Palermo, credo che ci siamo visti soltanto 2 o 3 volte. Una volta nella sede del servizio, del SISTE, una volta, ricordo bene, all'aeroporto di Palermo, o Fiumicino, in occasione di un viaggio Palermo-Roma, Roma-Palermo. Un'altra volta, un'altra occasione che non ricordo quale, ma non avevamo... Senta, lei era a conoscenza che il dottore La Barbera era in qualche modo collaboratore dei servizi di sicurezza dall'86 all'88 e quindi anche nel periodo in cui poi divenne capo della squadra mobile di Palermo? Cioè il dottore La Barbera collaborava col dottore De Sena. Lei era a conoscenza di questo fatto? Il dottore La Barbera collaboratore del SISDE. Sì. 86-88 era capo della squadra mobile La Barbera. Lui alla fine dell'87 credo che arriva a Palermo. È inconcepibile che un capo di squadra mobile, cioè anche prima era capo di squadra mobile a Venezia, un vicequestore sia un collaboratore di un servizio di sicurezza. Sarà inconcepibile, ma è vero, cioè, abbiamo acquisito gli atti presso il Comunque nell'86-88 io facevo servizio a Roma. Vabbè, lo so, non lo so. E non ero... Lo sa o non lo sa, dottore Contrada? Perché è un fatto, cioè che ci sono dei documenti che sono stati forniti dalla direzione, dal DIS, quindi insomma più attendibili di questo credo che sia difficile. Lei lo sapeva che allora? Il DIS dice che era collaboratore o che era stipendiato, perché è diverso. Perfetto, e allora diciamo che era stipendiato. Stipendiato, sì. E perché era stipendiato se non era collaboratore? Posso spiegare che significa perché ho detto stipendiato? Sì, quindi lei comunque lo sapeva che era stipendiato dal servizio? Non era collaboratore. Non era collaboratore, ma che era stipendiato lei lo sapeva, dottore Contrada? I servizi hanno... Adesso ci spiega la differenza, ma intanto la domanda è semplice. Lei lo sapeva che era stipendiato? Stipendiato è un termine non proprio. Non proprio. L'ho detto lei. L'ho detto io. Sì. Cioè aveva delle retribuzioni dal sistema. E lei lo sapeva? Ma non solo La Barbera. Non solo La Barbera. Ma altre decine e decine di persone. Adesso ci spiega perché, ma la domanda è semplice. Se lei comunque lo sapeva questo fatto che in quel periodo il dottore La Barbera assieme ad altre decine... No, io non sapevo che La Barbera fosse tra quelli che ricevevano delle prebende. Ecco. Adesso ci spieghi la differenza tra l'essere collaboratore e avere le prebende. Ecco. Però posso dire questo. Perché questo mi consta personalmente, che i servizi hanno fondi riservati e fondi controllati, cioè sottoposti all'esame della Corte dei Conti, eccetera, eccetera. Poi ci sono fondi riservati, ma siamo a livello di miliardi. Per le necessità dell'espletamento del servizio, le fonti confidenziali, le spese, insomma tutte queste cose qua. Per alcuni appartenenti alle forze dell'ordine particolarmente impegnati o bisognevoli di aiuto economico, o esposti particolarmente,
il capo della squadra mobile di non so, di Reggio Calabria, il questore di... secondo la decisione del direttore, perché dipende sempre tutto dal direttore. Dei servizi? Del servizio. Io parlo del SISDE. Del SISDE. Il SISDE non lo so. Giusto, del SISDE, ha ragione. Servizi civili, sì. Gli va incontro, dandogli un nome per giustificare, sia pure, perché poi tutta una documentazione che viene distrutta, anche perché non è sottoposta a controllo. Questa non è rendicontata in nessun modo? Non è rendicontata. Perfetto, l'abbiamo intuito. Ma che contropartita e c'è? E sono sicuro che Arnaldo La Barbera, che gli faceva alloggiare in albergo, e che aveva la famiglia lasciata nel Veneto, e lui era qui solo, insomma, che aveva spese, eccetera, tramite l'aiuto del suo amico sponsor, grande amico, che era il prefetto Luigi De Sena, alto funzionario dei servizi, godesse anche lui di questo aiuto economico. Ho capito. Lei questo però... Perché so questo? Perché ero un funzionario dei servizi, anche io, che ero direttore di divisione del SISDE, ma ricoprivo, oltre che l'incarico di coordinatore dei centri SISDE della Sicilia e della Sardegna, ero il capo di gabinetto dell'Alto Commissario, avevo in più una prebenda di 500.000 lire allora. Sto parlando dell'83, 84, 85, che il prefetto De Francesco mi faceva avere ogni mese, portandomi lui, quando veniva giù a Palermo, un assegno della Banca Nazionale del Lavoro. Vabbè. Ecco, sì. Quindi so di queste cose. So che anche il prefetto o il questore di Palermo, questo non lo ricordo bene, ma era il dottore Iovine, che è stato questore e prefetto a Palermo, aveva... Perché una volta mi disse, senti, no, siccome la dottore Contrada, non ci interessa del prefetto De Iorio. No, ma per spiegare, perché le cose bisogna... No, ma è stato chiaro, è stato chiaro. Lei comunque che anche La Barbera fosse... Ma se fosse un collaboratore... No, collaboratore, l'abbiamo spiegato. Perché il SISDE che deve dare le notizie al capo della squadra mobile. Vabbè, quindi non è che il capo della squadra mobile dà le notizie... Quindi abbiamo chiarito, non era collaboratore, era tra questi che ricevevano le prebende, sì. È giusto? Sì, sì. Proprio a chiarimento, lei ha parlato di un prefetto o questore, il prefetto Iovine stiamo parlando, dottore Contrada, lei ne ha parlato davanti alla Commissione Parlamentare Antimafia Siciliana, quindi per questo le faccio il nome, mi permetto di fare il nome di Iovine. Lei mi pare che un nome l'ha fatto, dottore. Sì, io faccio i nomi per sapere, perché io non ho né da accusare né da difendere nessuno. Vabbè. Il prefetto è mio carissimo amico, era. Una volta a Natale, ora comunque sosteniamo. Andai a trovare e gli portai. Grazie. Ora, dottore Contrada, sospendiamo comunque due minuti quando finisce il pubblico ministero. Gli portai un regalino, mi pare una cravatta, e lui mi disse: senti, tu che sei diventato un pezzo grosso al SISDE, via al tuo direttore di aumentarmi quella cosa che mi mando l'indice. Va bene. Ecco, e io l'ho raccontato. Quindi diciamo erano elargizioni senza nessun motivo. Non è che venivano i soldi che venivano da tutori o da Provenzano. Sì, venivano... ma il pubblico ministero chiede, ma c'era dietro, come dire, una contropartita, c'era un motivo per cui a certi funzionari particolarmente esposti, come dice lei, il SISDE dava queste prebende? I funzionari dei servizi hanno particolari, hanno un particolare stato. Ma non so, basta pensare che possono portare qualunque arma che vogliono. Vabbè, questi funzionari dei servizi, qua non parliamo di funzionari. Anche non quella di ordinanza. Ma qui però non parliamo dei funzionari dei servizi, parliamo di funzionari di polizia. Poi c'è la norma che quando accedono negli uffici pubblici per l'acquisizione di notizie,
devono essere dottore Contrada, aiutati. Io vorrei ora, come dire, concentrarci, perché non so neanche quanto rilevi per i nostri fatti, ma ormai la domanda è stata fatta. La domanda era: queste prebende ai funzionari di polizia particolarmente esposti avevano una ragione specifica, avevano una contropartita o erano mere regalie? Mi pare che fosse questa la domanda. Sì, Presidente. Solo questo ci deve dire, dottore, non andiamo troppo... Questo, c'era una ragione per cui a un funzionario sì e a un altro no, per esempio, veniva data una prebenda? C'era una contropartita o era solo un aiuto, una regalia? La domanda è questa, per capire. Non regalia, io non la considero regalia. Era un aiuto economico. O per la particolare esposizione, il pericolo che correva per l'assolvimento delle sue funzioni, o per stato di necessità, di cosa, di bisogno economico. E nello stesso tempo anche per creare quel buon rapporto tra gli uomini dei servizi e gli uomini delle altre istituzioni dello Stato. Per creare buoni rapporti, siccome c'era questo danaro. Va bene, Presidente, per me va bene così. La domanda, lei è stato... veniva data. Ecco, per esempio, io ricordo che quando venne il prefetto, il generale della Chiesa a Palermo, io ero il coordinatore dei servizi a Palermo a maggio dell'82, quando venne giù a Palermo, e lui era collaborato da un vecchio maresciallo suo che gli era stato vicino tanti anni, ricordo anche il nome. Sì, lo so. Dico, per me va bene, quindi facciamo, si può passare, finire questo episodio. Si può interrompere per mettere al testo di bere un po'. Il maresciallo che gli faceva da segretario particolare, eccetera. Dottore Contrada. E insiste. Gli dava uno stipendio mensile. Lei è stato esaustivo su questo punto. Il pubblico ministero è, come dire, soddisfatto, non ha altre domande. Adesso sospendiamo un quarto d'ora, così anche lei può bere, si può un attimo riposare. Le è stata portata una bottiglietta d'acqua. Sospendiamo un quarto d'ora e riprendiamo con le altre parti. Grazie. Dottore Contrada, si accomodi. Diamo atto che le parti sono costituite come prima della sospensione. Da Tolmezzo, carcere di Tolmezzo, ci vedete, ci sentite sempre? Sì, Presidente, audio e video regolari qui, grazie. Grazie, anche noi vi vediamo e vi sentiamo, quindi è tutto a posto. Possiamo procedere allora col esame, controesame, tutto in uno, delle ulteriori parti. Parti civili, prego, Avvocato Repici. Grazie, Presidente. Avvocato Repici. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Dottore, in questo processo sono state acquisite le copie delle agende sue dal 1976 al 1992. Le chiedo una prima cosa: lei nelle agende scriveva i fatti per come accadevano? Le aziende erano aziende da tavolo, non diari. Erano aziende che avevo sul mio tavolo di lavoro, non segrete, nascoste. Delle volte le scarabocchiavo e scrivevo di telefonate da fare, da cose da fare subito. Non è che era un diario sulla mia attività o sulla mia vita. Dottore Contrada, ecco. Lei, se almeno questa è la sensazione che ho, che c'ha la Corte, è che sia un po' più, come dire, affaticato. Lei ovviamente, se ha bisogno di sospendere, ce lo dica, noi sospendiamo e lei può riprendere. No, io chiedo solo il permesso di poter bere un po' d'acqua, certo, ogni tanto, quello certo, e beh, di poter respirare con un apparecchietto, e so perché soffro.
Allora, se mi avete prego, ha bisogno un attimo, prego, prego. Un attimo solo, avvocato. Sì, l'ho provato ora. In questa sospensione stanno un attimo, come dire, aiutando. Lei se vuole bere può bere, dottore. Sì, grazie. Va bene, e allora, avvocato Rebici, prego. Sì, allora, dottore Contrada, preso atto che non era un, non sono dei diari riservati quelle agende. La mia domanda è, in quelle agende lei scriveva con sincerità o annotava circostanze contrarie al vero? Le annotazioni che ci sono nelle agende erano annotazioni reali, annotazioni di fatti e di appuntamenti, di circostanze reali. Sì, certo. Sì. Bene. Per ricordarli. Per ricordarli, va bene. Senta... Le rifaccio la domanda. Lei si ricorda dove si trovava quando venne commesso il duplice omicidio Agostino Castelluccio? Posso consultare la mia agenda dell'89? La sua agenda? 89. Come lo consulti, sì. Prego, prego. Lei non se lo ricorda a memoria così dove si trovasse quel giorno? Sono 33 anni lo fa. Lo so, mi rendo conto. Però, diciamo poco, che, fa, però diciamo, poco fa. Diciamo che c'è stato un episodio eclatante collegato a quel giorno, ecco perché, certo, 33 anni fa, per un giorno qualsiasi, ovviamente no. Presidente, il punto è che poco fa, a domanda del pubblico, anzi quasi spontaneamente, ha detto che si, trovava, che si trovava a Roma. Per questo io gli ho fatto... Allora, allora dottore Contrada... Sicuro a Roma. Ho portato le due diciamo del 89 che... e del 92. Vabbè, diamo atto che sta che ho tirato fuori dalla borsa due le agende relative agli anni 89-92, ma credo che la domanda fosse, dottore Contrada, mi ascolti un attimo. Lei ricorda se quando è stato commesso l'omicidio per cui è questo processo? Non ero a Palermo. No, era a Palermo. Era a Roma? A Roma. A Roma. Allora, però dottor Contrada, siccome voglio essere preciso. Sì, l'azienda. Sì, però Contrada, non è che importa dove fosse, la città credo che... Ce l'abbiamo pure noi l'agenda e io le dico che il giorno 5 agosto 1989 lei annota incontrato a Mondello presidente Giordano. Mondello è la località del comune di Palermo? Allora era Palermo, non era Roma. Le aggiungo che il 4 agosto dell'89 lei annota partenza per Palermo, aereo ore 22 con I. Dantone. Quindi è possibile che in realtà si trovasse a Palermo, dottore? Io mi ricordo di un incontro con il presidente Giordano a Mondello, che era in compagnia del suo cane, e discutemmo. Sì, dico, è possibile che sia avvenuto, per quello che leggeva adesso l'avvocato Repici, se lei lo vuole controllare, se si sente più tranquillo, dottore Contrada, lo controlli pure. Ma dalla sua agenda, secondo, non abbiamo motivo di ritenere che non sia così, secondo quello che ha letto l'avvocato Repici, sembra che lei fosse a Palermo. A Mondello, per la precisione. Se lo vuole controllare, lo controlli, però. Quindi parliamo del 5 agosto, dottore, dell'89.
Ha verificato? Quindi è possibile, ha verificato, è possibile che fosse a Palermo, quindi, visto che così parrebbe esserci scritto che lei è a Mondello? Ci sono scritte varie cose, non soltanto questo. Cosa? Sì, ma dico, scusi, dottore Contreras. Ecco qua. Telefonato dottor Albini, no. Poi dottor Ruggero, per articolo espresso. Dottore Contrada, il problema non è quello che ha fatto, quello che emerge che lei era a Palermo, come le sta dicendo l'avvocato? Certo che era a Palermo. Vabbè. E io invece pensavo... Che fosse a Roma. Che fosse a Roma. Vabbè. E invece era a Palermo, d'accordo, abbiamo acquisito il fatto. Ora... una è vero, è arrivato a Palermo la sera precedente. Vabbè. Perciò volevo vedere l'azienda per ricostruire. Va bene, dottore, comunque emerge dall'agenda, questo già emergeva. Perfetto. Ora, dottore, le chiedo una precisazione sulle modalità con cui lei annotava le cose, i fatti riportati nell'agenda. Vedo che le cene sono sempre annotate a fine giornata, cioè come se c'è una corrispondenza fra gli orari degli appuntamenti o dei fatti accaduti e lo spazio della pagina dell'agenda nel quale venivano annotati. È così? Cioè c'è una corrispondenza fra gli orari e le annotazioni e i fatti annotati? Io avevo queste sono le fotocopie. Sì. Che mi sono state rilasciate. Che abbiamo anche noi. Perché mi sono state rilasciate da casa. Sul tavolo. Segnavo come mi capitava. Quindi ci può essere un ordine cronologico. Delle volte dimenticavo di segnarmi qualcosa, vedevo la pagina vuota, allora cercavo di ricordarmi ieri che avevo fatto ieri. E lo segnavo. Ho capito. Ed erano alla vista di tutti. Non ci sono segreti in questa carta. Dottore, lei riesce a ricordare come apprese dell'omicidio Agostino? Non riesco a ricordare come l'ho appreso. Se leggendo un giornale, sentendo la televisione, se qualcuno me l'ha riferito. Ecco. Certo, l'ho saputo, ma il mezzo con il quale sono venuto a conoscenza di questo omicidio non lo ricordo. Va bene. E l'ultima annotazione al 5 agosto del 1989 riferisce di una telefonata che lei ricevette telefonato Attilio Bolzoni, Repubblica. Possibile che il giornalista la contattò perché c'era già stato l'omicidio? Queste telefonate con i giornalisti non sono in relazione all'omicidio, sono in relazione a quel maledetto articolo scritto sull'Espresso. Sì. Infatti c'è scritto anche qua, comunicato ANSA e Agenzia Italia. Perciò era opportuno che leggessi questa cosa. Giusto. Però... Poi c'è scritto, telefonato dottor Albini al dottor Ruggeri per articolo espresso, telefonato direttore del servizio. Questo è per l'articolo dell'espresso denigratorio e diffamatorio, e queste ma sono... non è per l'omicidio Agostino. E queste sono annotate nella prima parte della giornata. L'ultima annotazione nella sera è... telefonato Attilio Bolzoni, Repubblica. Possibile che il giornalista la contattò perché si era già verificato l'omicidio Agostino Castelluccio? Indubbiamente. Lei vuole sapere allora se questa annotazione mia è di sera o di mattina? Esatto.
Io le posso dire che questa telefonata, come tutte le telefonate di questi giorni, dei giorni di agosto, sono per quell'articolo che era stato ripreso poi da tutta la stampa. Va bene. Ma non per l'omicidio Agostino. Senta, in quel momento, agosto 1989, chi era e che ruolo svolgeva il dottor Criscuolo? Il dottor Criscuolo era il capo del terzo reparto. Quindi no. Era il suo superiore diretto? Non ho capito, mi scusi, dottore Contrada, il capo? Avvocato terzo reparto. Mi ha chiesto chi sì, era il questo, capo del sì. terzo reparto. Il capo del terzo reparto, ho capito. Nel 1989 era il dottor Giorgio Criscuolo, ma prefetto. E quindi il prefetto Criscuolo era il suo superiore diretto? Era il mio superiore diretto, sì, perché io facevo parte del terzo reparto, certo. Bene. Perché poi, vabbè, dopo c'è stato un cambio, vabbè. Va bene. Ora, quando lei momentaneamente fu spostato dal gruppo che si occupava dell'attività informativa sui latitanti, a quale ruolo fu assegnato? Il servizio ispettivo. Benissimo. Cimitero degli elefanti. Benissimo. Ora, noi lo chiamavamo cimitero degli elefanti, dove in attesa di destinazione. Benissimo. Ora, alla pagina del 7 agosto della sua agenda si legge: mi è stato comunicato per telefono dal dottor Criscuolo che sono stato passato all'ufficio ispettivo. Ecco. E sembrerebbe più o meno nella prima parte della giornata, dopo l'unica annotazione che precede, telefonato al consigliere Meli. Quella fu l'occasione in cui lei ricevette la comunicazione di questo suo spostamento, è corretto? No, di questo mio spostamento. Io in quei giorni ebbi una serie di colloqui, di incontri, di telefonate con tutte le persone che stimavo per rappresentargli che questo articolo era una vile calunnia. E questo e risulta. Lei ne troverà 100 di queste telefonate. E questo telefonate. Risulta. Questi incontri, questi colloqui, questi contatti risultano nell'agenda già da 2 mesi prima. Io però le ho chiesto la comunicazione del suo spostamento dal gruppo che si occupava dei latitanti all'ufficio ispettivo. Avvenne proprio quella mattina del 7 agosto con la telefonata del dottor Criscuolo? No, ma avvenne giorni dopo. Adesso io non ricordo esattamente il giorno in cui uscì in edicola questo espresso. Perché i settimanali portano la data di una settimana dopo. In edicola esce il 5 agosto. No. E la data è il 12 agosto. Sì, solo che in realtà era stato prima la pubblicazione dell'articolo dell'Espresso. Ma non mi interessa questo. A me interessava la comunicazione del suo spostamento da un ufficio all'altro. I giorni precisi non li ricordo. Vabbè. Poco dopo il direttore mi comunicò, dice: sai, per ragioni di opportunità, in attesa che si chiarisca questa situazione, è meglio che tu te ne stai un po' in disparte e passi all'ufficio ispettivo. Dalla sua agenda sembrerebbe che questo è accaduto 36 ore dopo l'omicidio Agostino Castelluccio. Sì, ma tutte queste annotazioni si riferiscono alla vicenda mia personale, dell'attacco del giornale, dell'Espresso. Non all'omicidio Agostino, non mi risulta qua. Difatti basta leggerle tutte per rendersi conto di questo. Va bene. Ecco, per esempio, parlato con l'avvocato Darle. Giorno 8 agosto. Sì. Perché gli chiedevo
se poteva occuparsene lui di questa querela, che poi mi rivolse all'avvocato Coppi, sul suggerimento dell'avvocato Seminare, che era a Roma. In quel sì, periodo. Ora arriviamo anche all'avvocato Seminare, però non ci interessa, cioè almeno non era l'oggetto della mia domanda. Vorrei questo. Mettere in chiaro che tutte queste pagine di agosto dell'89 sono per la mia vicenda. Va bene. Non per l'omicidio Agostino. Va bene. Perché io ero preso da questa storia qua e non dai fatti che succedevano a Palermo. Senta, lei ricorda chi fosse il capo della polizia il 5 agosto del 1989? Il prefetto Parisi, Vincenzo Parisi. Lei sa, ebbe notizia in quei giorni di prese di posizione del prefetto Parisi sull'omicidio Agostino? Sì. Di che tipo? Lo avessi sul giornale. Che cosa ha preso? Era venuto giù a Palermo. Non ricordo bene se anche in compagnia del ministro dell'interno. Sì. Mi sembra col ministro dell'interno e si recò subito presso i familiari. Ma scritto, l'ho letto sul giornale il giorno dopo. Sì. Che aveva subito dichiarato che era un omicidio di matrice mafiosa. Perché pensai, perché io ero abituato a svolgere le indagini in un altro modo e poi a riferire eventualmente alla stampa. Subito è un omicidio di mafia. Disse, ma come ha fatto? Come ha fatto il capo della polizia, che non ha mai svolto un'indagine e non ha mai messo le manette a nessun criminale, perché non ha mai fatto un giorno di polizia giudiziaria, sempre polizia politica, vice di gabinetto, ministero dell'interno, a dire subito è un omicidio di mafia. Pensai questo. Ho capito. E lo ricordo sempre. Benissimo. Ora le chiedo, si ricorda chi era in quel momento il questore di Palermo? Questore di Palermo doveva essere il dottor Masone, se ricordo. Esatto. Bene. Lei ricorda che posizione espresse il dottor Masone sull'omicidio Agostino Castelluccio? Adeguandosi a quello che aveva detto il capo della polizia. Cioè prospettò la stessa, diciamo, causale e lo stesso scenario di mafia? Subito, dissero, è un omicidio di matrice mafiosa. Bene. Lei ebbe notizia nei giorni successivi all'omicidio Agostino, da qualunque fonte, ebbe notizia della diciamo partecipazione dell'agente Antonino Agostino ad attività di ricerca di latitanti? Mi scusi avvocato, mi ripeto la domanda. Sì. Le ho chiesto se nei giorni successivi all'omicidio Agostino Castelluccio lei ebbe notizia da qualunque fonte della partecipazione dell'agente di polizia Antonino Agostino ad attività di ricerca di latitanti. No. No. Non ho avuto notizie di questo genere. Neanche dai giornali? Ho avuto notizie di questa presunta attività dell'agente Agostino, perché dico presunta perché non ho le prove che lui svolgesse questa attività. Ma dopo tanto tempo, No, la mia domanda era sull'immediatezza, perché sui giorni. Perché le prime notizie che ebbi, perché poi chiesi, ma chi era questo qua, questo ragazzo, dove faceva il servizio? Era un agente al commissariato San Lorenzo. E che faceva il commissario? Faceva i turni di servizio, o di piantone, o di volante esterna, o di piantonamento. Insomma, ma svolgeva attività di un certo rilievo contro la mafia. Dice, ma quando vai? Ecco, queste erano le notizie che io avevo. Che chiedevo per deformazione professionale. Dottore Contrada, l'ha chiesto, ha risposto. Tra l'altro la domanda era ancora più, diciamo, se vuole, circoscritta, sì. Specifica. Cioè se lei nell'immediatezza
aveva avuto notizie di attività di questo tipo. Lei ha detto dopo molti mesi. Si è cominciato a parlare che lui andava a caccia di là di là. Perfetto. Nei primi tempi non aveva avuto notizie. Assolutamente. Vabbè. E l'ispettore Paolilli le ha riferito quale fosse, nella sua convinzione, la causale del duplice omicidio Agostino Castelluccio? Paolini non era l'ispettore, era un appuntato. Vabbè, e allora, l'appuntato Paolilli, ma nell'89 non esistevano più gli appuntati perché la polizia non era più militarizzata. Ma al di là di questo, Paolilli, Guido Paolilli, il signor Guido Paolilli, le rappresentò qual era il suo convincimento circa la causale dell'omicidio Agostino Castelluccio? Non me lo disse espressamente, me lo fece capire, dicendo che prima si era andato ad inserire in una famiglia con la prima fidanzata, che mi disse anche il nome, il cognome, ma non lo ricordo adesso, di questa ragazza. Mi pare una famiglia di Altoponte, se ricordo bene, o di Piana dei Greci, o di Altoponte, ma più di Altoponte credo. Possibile San Giuseppe Iano? Dove c'erano elementi? Mi scusi dottore, mi scusi se l'interrompo. Possibile San Giuseppe Iato? O San Giuseppe, pensavo San Cipriano, San Giuseppe Iato, può darsi. Sì, beh, un paese comunque era, dove c'erano elementi in odore di mafia. Sì. Indiziati, insomma, sospettati di essere mafiosi. Ecco, questo però non può più esplicito, aggiungendo che anche col secondo rapporto con la signora Ida Castelluccio si era verificata la stessa cosa, anche una famiglia dove c'erano elementi. Comunque tutto questo per la verità l'aveva già detto. Ma questo qua dopo anni me l'ha detto. Però la domanda dell'avvocato era, quindi Paolilli però espressamente non le disse mai a lei qual era il suo... Mi fece capire che era una questione di femmine. Questo l'ha detto? Tanto per... No, scusi dottore Contrada, lei poco fa ha detto non l'ha detto mai espressamente. Paolilli no. Questo glielo disse o glielo fece intuire? No, me lo fece capire. Glielo fece capire. Che era questione di femmine. Questo le fece capire, giusto? Questione di donna, giusto? Sì. Bene. Paolilli le riferì fino a quando aveva tenuto contatti con il poliziotto Antonino Agostino? Fino a quando ha tenuto contatti con Nino Agostino non me l'ha detto, o se me l'ha detto non lo ricordo assolutamente, perché in particolare che non si può ricordare a 16 anni. Quello che ricordo bene è che avevo un rapporto intimo con la famiglia Costino, di amicizia, e lui ribadiva sempre più col padre che col figlio. Questo lo ricordo bene perché me l'ha detto più di una volta. Dice, io ero molto amico del padre, Vincenzo. Sì. Vincenzo Agostino. Va bene. Più che colpita. Va bene. Questo lo posso assicurare perché lo ricordo bene. Senta, fra il 1989 e il 1992, lei ebbe contatti con Guido Paolilli? Credo che sia venuto a trovarmi qualche volta. Ecco. Credo che sia venuto. E in questa occasione? Perché quando veniva a Palermo passava sempre per casa e mi portava qualche cosa dall'Abruzzo, cioè qualche cosa, una bottiglia di vino Montepulciano dall'Abruzzo, che diceva che lo faceva un parente suo, una cosa del genere. Ma questo è... Ecco, veniva. Ma... In queste occasioni di incontro fra l'89 e il 92, Paolilli non le parlò mai di essere stato, non le disse mai di essere stato aggregato subito dopo l'omicidio Agostino per le indagini sull'omicidio Agostino? Questo me l'ha detto. Quindi prima del 96? Essere stato
perché fino dal 1989 al 1996 è sicuro che io non ho incontrato Agostino, almeno non ricordo assolutamente. Agostino o Paolilli? Paolilli volevo dire. Paolilli. Deve essere stato dal 96 in poi. La data precisa non la ricordo. Cioè non ricordo la data precisa, il giorno preciso in cui per la prima volta Guido Paolilli mi ha parlato di questo omicidio Agostino. Non lo ricordo. Non lo ricordo. Ma dovevano essere passati 7, 8, 10 anni dalla data dell'omicidio. Lei ha mai saputo se Guido Paolilli ha svolto attività all'Alto Commissariato Antimafia? Sì, mi risulta. Quando lo seppe? Mentre lui era in servizio all'Alto Commissariato Antimafia? No, io ho saputo perché questo me l'aveva detto. Perché io mi sono occupato di Guido Paolilli una prima volta per farlo trasferire in Abruzzo, da Palermo. Voleva andare via da Palermo per motivi familiari, se ne voleva andare in Abruzzo. E lo feci trasferire a Chieti, al commissariato Lazio. Una seconda volta, quando da Chieti fu trasferito alla questura di Pescara, non voleva fare il servizio di volante fuori di piantonamento, eccetera, e voleva fare il servizio alla mobile. Siccome io conoscevo il capo della squadra mobile, il dottor Giuseppe Casoppo, gli telefonai e il giorno dopo lui se lo chiamò alla squadra mobile. Una terza volta lui mi chiese se poteva entrare nel SISDE. E io gli dissi che non avevo questa possibilità di farlo transitare dai ruoli della Polizia di Stato al SISDE. Che disse che lui voleva fare qualche cosa di più di cose. E allora io lo segnalai al dottor Antonio De Luca, che era allora in servizio all'Alto Commissariato per la lotta contro la mafia con il dottor Sica a Roma, però non a Palermo, perché l'Alto Commissario aveva ufficio a Palermo e a Roma. A Roma. E siccome Antonio De Luca lo conosceva bene, anche a Guido Paolilli, e sapeva che era un elemento valido, dice, va bene, adesso ne parlerò con l'Alto Commissario, con il prefetto Sica, e lo facciamo aggregare in questo gruppo di lavoro che noi abbiamo qua a Roma.